Direttamente dalla parte nord del Veneto. Sono successe delle disgrazie. Ok? Sono successe delle disgrazie che sicuramente potete vedere su Instagramus. Se non sapete di cosa sto parlando, potrei aver dato fuoco accidentalmente, non volutamente, a una stazione piena di vagoni di benzina. E non ne ho le prove se non quelle foto scattate da un drone in maniera abusiva. Però quest'oggi sono pronto per fare un trasporto con quel trenozzo laggiù. E quindi senza parlare né scrivere, iniziamo un altro episodio di The Rail Valley. Ma un buongiorno in potenza a tutti voi amici ferrovieri estremamente virili. Sarete fieri di me nel vedere esattamente che cosa sono riuscito a fare. Beh, in realtà, se avete visto su Instagram, avete visto come ho fatto saltare la stazione, ma adesso sono riuscito a accavalare ovviamente due vagoni. Non chiedetemi come, fanno parte ovviamente di un trasporto virile dove stiamo portando Machine Factory Town a Food Factory Town, due trasporti per un totale di pochi danari essenzialmente, 20-30 mila danari e basta. E nonostante questo, beh, diciamo che le mie spese, i miei debiti sono un cicino più elevati rispetto a quello che potete aspettarvi. Già questo veicolo è danneggiato e quindi praticamente la mia carriera da ferroviere è praticamente impicchiata. Senza prendere leggi e scrivere, ovviamente vi do il benvenuto a bordo di questa nuova motrice, che in realtà ovviamente non era così che avevo intenzione di introdurvi, ma a quanto pare eccola qua. Sorpresa, molto bene, buongiorno, benvenuti. Or dunque, primo problemino della situation è quello di staccare sti cosi. Quindi saliamo sulla nostra bellissima motrice, andiamo qua dove c'è questo sportello virile, ma prima andiamo nella motrice e attacchiamo il circuito elettrico perché è così che funziona. Questa è più complicated, ok? Più pam, ma non niente di estreme per noi, giustamente. Quindi abbiamo la potenza elettrica. Adesso diamo gas. Buona, perfetto. Nel frattempo, giustamente, stacchiamo tutto il collegment qua. Facciamo così, molto bens. E quindi chiudiamo magari i friends e chiudiamo i friends anche da questa parte. Torniamo in cabins e assicuriamoci magari di accendere un cicino di luce che non vedo un ciufolo. Quelle non sono le luci giuste, ma tanto non vedo un ciufolo lo stesso. Quindi mettiamo in reverse perché per qualche motivo andiamo in reverse. Rilasciamo i brakes. Perfetto. E poi, beh, tanto non abbiamo nessuno collegato dietro, quindi i brakes non influiscono in nessun modo. Diamo un po' di gas e allontaniamoci da quel rimorchione fallato che per qualche motivo ovviamente si è accavallato di potenza. Bene, si sta fermando forse o forse no. Prendiamo lo strumento e facciamo il re-rail volevo fare. Ma come non è possibile fare il relay? Fuck! Ma fammi fare il relay! Madonnina santa. Ma ti sembra normale come attacco? Ti sembra normale, bab Madonnina santa? Ah, accoppiandoli semplicemente col telecomando abbiamo risolto il problema. Amazing. Allora, per non sapere leggere e scrivere, ripartiamo ancora con violenza e togliamo queste cose che sono maledizioni. Tra l'altro, stiamo andando all'indietro completamente. Quindi, stiamo caricando i friends. Molto bene. Mettiamo il reverse e diamo un po' di potenza per non saperne già scrivere. Voi vi domandate, ma che c'hai, Mike? Che c'hai? Ma in realtà c'ho un trenozzo, signore, che non è per niente semplice da portare. Non so neanche perché ho scelto questa missioncina, perché finisce veramente in culonia e paga veramente da schifo. Quindi è stato semplicemente un momento di noia che mi ha fatto costringere, ovviamente, come si dice in italiano, mi ha fatto costringere a fare questa missioncina. Abbiamo ovviamente tutti gli indicatori da questa parte e noi stiamo andando col culo in avanti. Quindi diamo un po' di sound e andiamo. Speriamo un po', se no non c'è abbastanza casino. Quello che ci ha fatto proprio deragliare è stato proprio il maledetto cambios. Il fatto che erano così i vagoncini era colpa di un cambio fatto tipo ai 35 all'ora. Sono un po' suscettibili sti vagoncini per i miei gusti, onestamente. Ma dove stiamo andando, dite voi? È un'ottima domanda. Siamo là e dobbiamo andare a Food Factory, quindi dobbiamo farci tutta la vallata a nord e poi arrivare a Food Factory di Prepotence. Dove andiamo a Prepotence? Non lo so dove andiamo a Prepotence, ma andiamo al binarietto C1S, a Food Factory.
Quindi Food Factory, il C e il B ci servono, se non ricordo male. Questo deve andare a D, a posto siamo. Uno va a D, uno va in Culon e uno va a C. Ottimo così. Madonnina santa. Perfetto. Beh, prima lasciamo quello che costa di più magari. Riusciamo a ottenere il bonus. Guarda che costa di più. Questo a D. No, a C. Anche perché cioè abbiamo in me, cioè è in fondo, quindi per forza dobbiamo lasciarlo prima a C. Ottimo. Allora andiamo a C e quando siamo a C tiriamo dritti. C1S se non ricordo male. Mamma mia che memoria di ferro. Il problema è arrivare là nel frattempo. Abbiamo ovviamente le rotations, la temperatura, l'amperaggio che ancora probabilmente non è stato introdotto perché fa parte della parte elettrica del gioco, la velocità laggiù, ovviamente freni e pressione di qualche tipo che non si sa esattamente che cos'è, benza, olio, sabbia è tutto quello che c'è da fare, il bell non funziona, quindi ci sono ancora cose che devono sistemare su questa motrice estremamente virile, ma diamo un po' di gas, grazie. Useremo la mappa per capire dove le cose si inciucciano, ma qua mi sembra che sia tutto abbastanza rettilineo. Visto che la nostra visibilità è abbastanza ridotta, visto che andiamo appunto col muso lungo davanti, ci mettiamo ancora una volta qua davanti in osservazione. E quindi di prepotence, 100 all'ora in salita, mi dice. Allora diamo un po' di gas. Facciamola sfogare. Già 90 adesso, ha cambiato idea. 70, nel frattempo vedo che c'è un cicino di train break per qualche motivo. E quindi ci faremo ovviamente un viaggio alla Titanic, stando sul davanti il nostro trenozzo virile. Ovviamente la potenza richiede altra potenza e mi aspetto almeno un 250.000, madonnina santa, 40 all'ora. Ok, ho sbagliato pulsante, freni sono da questa parte, ma per fortuna... Ok, giusto, perfetto. 40 all'ora, beh tranqui, stiamo facendo il 41, dai non essere strunz, gioco, madonnina santa, che siamo dentro la locomotiva. Stiamo sul davanti, apri le manine, Jack! Apri le manine, 30 all'ora. 30 all'ora che sto qua è strunz, eh. Questa motrice, con questa motrice da quando l'ho presa, mi è successo almeno in 2, 3, 4, 5, 6, 7 occasioni che il trenino finisse fuori dai binari. E molti di voi si domandano, ma Mike, perché usi il freno dipendente? Beh, il buon caro Claudio ci ha spiegato giustamente, ovviamente, in uno dei commenti sotto uno dei scorsi video. Se avete un papiro grande e grosso così, probabilmente l'ha scritto Claudio. E ci ha spiegato essenzialmente il fatto che il freno indipendente si carica molto più fast, essendo quello ovviamente della locomotiva. Il freno del treno ha un azionamento molto più intelligent, dovete usarlo in maniera più intelligent, e essenzialmente si basa sul fatto che, beh, voi lo attivate, si svuota il serbatoio dell'aria, ma se lo rilasciate quando avete raggiunto la velocità che ne so di 30 all'ora, il problema è che quando lo togliete, lui ha ancora quel vuoto che deve colmare prima di riempirsi. Quindi finché è ancora vuoto, lui continua a frenare. Molto bene, basta spiegare cose, ragazzi. Che siamo qua? A lezione di ferrovia? No, eh. No, là c'è un limite di potenza. Meno male che abbiamo abbastanza batteria. Infatti per quello che sto qua fuori, per avere abbastanza batteria. E allora, adesso prendiamo di prepotence un po' di ancora i 30 all'ora. Madonnina santa. Dovina sale. Il freno dipendente invece mi permette di accelerare e frenare quando razzo mi pare. Che senso aveva avere 30 lì se qua ci sono i 40? Ma che gli ha fatti sti segni? Un ubriaco. Guardalo qua. Guardalo qua come arriva fiero. E finisce là in fondo dietro la curva. Questo è probabilmente uno dei miei treni più lunghi mai fatti. E questo panorama così svizzero mi sembra veramente di farmi sentire proprio dove Heidi mungeva le caprette. Oppure mungeva i caproni. Non so esattamente questa parte di storia perché me la sono persa, non ero presente a scuola. Madonnina santa, ciao anche a te bello. Ciao anche a te. Nel frattempo fammi vedere dove stiamo andando. Stiamo andando bene. Perfetto, 50 all'ora, avanti allora. Diamo ancora un po' di gas. Ancora un po' di gas. Siamo malapena nel cucuzzolo della curva più alta. Beh dai, temevo che questa missioncina sarebbe andata peggio, anche perché, come ho detto all'inizio, è successo il disastro. E quando dico che è successo il disastro, intendo veramente che è successo un disastro. E ho tipo più di 100.000 dollari di robe da pagare, oltre ovviamente a dover mantenere le attrezzature che sto usando in questo momento.
E allora le cose stanno per inciucciarsi veramente, ma veramente inciucciatamente. Andiamo sopra, grazie. Guardiamo più di virilità cosa succede. Come ogni macchinista che si rispetti, passeremo questa galleria stando in piedi. Ok? In piedi sul trenino. Come tutti i macchinisti. Molto bene, realismo allo stato puro. Così si fa in Svizzera, mi hanno detto. Darwin, il nostro carissimo svizzero, mi ha detto che in Svizzera loro, di solito, per guidare meglio, stanno sui treni. Hanno una maggior visibilità, come dargli torto? Guarda che bello, questo è il punto più a nord. Quel ponte lì è stato costruito, ovviamente, dai nonni delle generazioni di Banrona, signori. Ok? Da generazioni che voi non sapete neanche che sono esistite, ma grazie alla serie Foundation potete rivivere quei momenti con Bernardo il costruttore, con Selene la sega, la falegnama, beh, quella che taglia il legno, insomma, come si chiama? Beh, vabbè, capito. Insomma, ci sono, guarda qua che bello, madonna santa, come grande e grosso e soprattutto lungo. Amazing. 40 dobbiamo fare, stiamo facendo già i 40, quindi relax. Take it easy. Parapapapa. C'è la montagna tagliata a metà. Speriamo che non venga giù una frana. Dai, madonna santa. Spingi però. Questa motrice mi permette di fare 100 all'ora trainando 1000 tonnellate. E io sto a fare le curve qua sopra il Vaillant. Ma che cacchio, eh? I 90 finalmente. Dai, gas. Cosa c'è scritto là davanti? 80, 80 o 64 all'ora è una velocità onesta. E stiamo andando anche abbastanza bene. Anzi, mi sembra che qua iniziamo a prendere un po' di discesa. 64, 63. No, questa non è decisamente discesa. I vagoncini mi seguono, non sono ancora deragliati. Nelle ultime, beh, diciamo, disavventure, ne sono successe di cose. Ne sono successe di cose. State soprattutto attenti quando avete a maneggiare le robe esplosive, signori. Ve lo chiedo io gentilmente. Se non volete rischiare proprio il fallimento più totale. Io adesso sto andando avanti con fondi statali, un po' come certe società italiane di cui non voglio fare il nome, perché dobbiamo ovviamente riuscire a tirare su e arrivare a fine mese con la potenza dritta nelle vene. Ma no col freno, Mike. I 60 vanno bene, quindi i 50 vanno bene. Dai un po' di gas giusto per... E teoricamente adesso stiamo arrivando da nessuna parte. C'è ancora tipo un rettilineo della Madonna, quindi... Ovviamente c'è un tratto ai 50, dopo un tratto ai 70. E ovviamente io ci sto arrivando tipo ai 70 e passa. Ovviamente, tanto per rendere le cose ancora più amichevoli. Ma forse riesco a non schiantarmi male. Forse. Ok, qua c'è il cambio. Il cambio dove abbiamo lasciato andare il trenino in uno dei primi episodi. E mi aspetto brutte cose da questo cambio. Brutte cose. Per fortuna abbiamo ottenuto. Abbiamo tenuto bene. Porco ciccio, ho paura. Ho paura un attimo che salti fuori dal binario, sto maledetto. Lo conosco ormai troppo bene. Inizio ad aver paura di questo titolo, io, signori. Sì, perché è cattivo. Qua è dove ci siamo fatti invece la salita, rimanendo impantanati con la piccola V100 motrice stupidozza, ok? Non so se ve lo ricordate. Se non lo ricordate qualche episodio fa, lo potete ricordare. Là ci sono i 60 e là davanti già vediamo la station dove dobbiamo arrivare. Amazing. C1S. Un giorno, un tempo ero molto più impavido, ma da quando sono un ciccino indebitato, diciamo che non preferisco, preferisco evitare di rischiare. Capito? Preferisco evitare di rischiare il rischio. Preferisco il rischio rischiato. Ok, quella roba lì. C. Da che parte è il C adesso? Porca miseria. Frena, Mike. Frena, che dopo la galleria siamo subito inciucciati qua. Ok, dovrebbe essere giusto. La prima a destra. E poi la prima a sinistra. Ok, adesso dove cacchio è la CSSS? Sempre a destra vai. No, basta frenare. Molla il freno, Mike. Buona, vai avanti piano così. Ma dove cacchio siamo finiti qua? B sembra passenger, quindi questo deve essere per forza C. C1S. Ma eccolo là, tutto a... Mamma mia, stiamo andando giusti.
Però sta per leggere e scrivere, stiamo andando persino giusti. Amazing. Amazing, eccolo qua l'arrivo del nostro trenozzo direttamente da Banrona Nord. Portiamo ovviamente dei vagoncioni vuoti che vengono qua per essere ovviamente caricati. Mi sembra tanto Soviet Republic, non so se avete il gioco gestionale ovviamente. Se non conoscete siete dei piccio banani, ma in realtà è perché tipo, vedi, cioè, solo lì costruivi le industrie e poi in mezzo al nulla ci facevi gli appartamenti. E qui poi ti domandano questi poracci cosa mangiano, di cosa vivono, cosa fanno per campare. No, non ce ne frega niente, perché eravamo nei tempi di comunismo, quindi ce ne fregava assolutamente niente. Non che ce ne freghi più di tanto oggi, ovviamente, oggigiorno, oggi domani, un giorno, beh, uno di questi giorni, insomma. Allora, dobbiamo arrivare con quei vagoncini là vicini a noi, poi sganciarli e andare a vendere la missioncina. Independent break. Sì, ciao. Devo ancora entrare tutti, devo entrare. Il treno sta già uscendo dalla stazione, tempo che arrivano i binari, i vagoni che servono a Mike. Perfetto, mi sembra che ci siamo. Ci siamo. E frena però. Quanto ci mette, madonna santa? Se usavo magari altro freno. Ecco qua. Abbiamo attivato il freno del treno in maniera passiva. E andiamo subito in stazione col contratto. Col gran contratto in mano. Il gran, più gran contratto in mano che ci sia. E mamma mia, 31 minuti! 31 minuti! Perfetto, altri. Ok, tanto l'altro non ce la faremo mai a farlo nel tempo prestabilito. Ma almeno uno e due l'abbiamo fatto nel tempo prestabilito. Perché adesso dobbiamo uscire dalla stazioncina, dalla parte opposta, nord-est, e poi andare su D, quindi dall'altra parte. Ottimo, non vedendo ovviamente niente. Allora, come si fa? Giustamente è così, signori. Lasciamo i friends e prendiamo ovviamente la potenza in avanti. Ok? Avanti la potenza, per favore. Usciamo dalla station. Dobbiamo abbandonare questo bucos. Ma cosa diavolo è successo? Ancora? Ma è sempre sto vagone fallato del cazzo, guardalo! Ma è una vergogna! Ma che schifo! Ma porca miseria! Ma è sempre lui, lo stesso stupido vagone! Ma è possibile che uno fa il cambio ai 20 all'ora e il vagone salta? Andava tutto abbastanza bene. Fino a quando lo stesso vagoncino che ci ha dato problemi all'inizio della puntata ha deciso di saltare di nuovo un cambio. Così ogni tanto gli parte l'embolo ed eccolo qua. Adesso ce lo stiamo trascinando praticamente bloccato tra i vagoni che stanno facendo i bravi e una motrice che è abbastanza, beh, dubitevole. Ha detto bastardo. 90% si sta ci rovinando pure, ma chi se ne frega ormai tanto. Tanto quanti soldi abbiamo nel portafoglio? Tanto io praticamente devo vendere l'anima al diavolo per riuscire a ripagare tutto il debito. Perché questa è la nuova missioncina adesso che mi ritrovo su di Rail Valley. Ripagare debiti. Fantasticos, ovvio, meno male. Meno male che devo ripagare i debiti. Quindi prendo il telecomando, adesso giro la rotella al 2 e le stacco. In modo che i vagoncini là vadano avanti un CCM per i razzi loro. Ok? Quindi, adesso prendo ancora il telecomando. Stacco del tutto il vagoncione. Prendo giustamente ancora una volta per la tipo quarta volta il maledetto vagoncione. E lo metto qua giù per 500 euro. Grazie. Rimesso di nuovo sui binari. E quindi ancora una volta adesso. Facciamo il couple. Non lo puoi fare, non ti preoccupare. Togli friends. Da un po' di gas. Accoppialo e andiamo a copiare gli altri. Così. Così sto bastardello impara finalmente a rispettarci. Ok? Respect. Togliamo la potenza. Bam. Accoppia tutti. E stacca in origine. Molto bene. E già che ci siamo, adesso saliamo qua sopra. Mia santa, stavo dicendo, saliamo qua sopra. Apriamo qua davanti e spegniamo il motors. Così evitiamo di sprecare della benza, della buona cara benza. Nel frattempo, se non ricordiamo male, qua davanti a qualche parte. Ecco, qua c'è lo shop. Dov'è lo shop? Maledetto shop. Hello?
Qualcuno ha visto. Madonnina sa. Eccolo là! La stazioncina dietro ai cespugli si nasconde pure. E andiamo a finire anche sta missioncina, va. È stata finita in 37 minuti, giustamente. Avevamo lo stesso tempo di quell'altra, quindi tranqui. Ci facciamo solo sti danari. Prendiamoli. Ottimo. Andiamo a vedere quante spese ho. 101.000 devo ridare indietro. 101.000. Bene, quanti danari ho in questo momento? 57.000. Allora, io però saprei leggere e scrivere. Andrei a fare un CCN di service. C'è il service in questo buco, il posto. C'è, eccolo là, ovviamente. Ed eccoci arrivati, ovviamente. Al posto dove la potenza viene ricaricata. Diamo ovviamente un po' di acceleration. Entriamo in. No, non in cabina. Non serve la cabina. Serve venire qua sopra e spegnere il motores. Perfettos. E adesso serve tirare fuori i portafoglios. Motors. Ok, un cicino di dance. Vabbè, ruote. Neanche tanto per la strada che abbiamo fatto. Ok, a posto, sì? A posto. Oil, Madonnina Santa. Ok, olio neanche più di tanto. Sabbia non l'abbiamo manco usata. E. Quanta benza abbiamo usato? Poca, po tutto sommato 4.500 euro. Beh, ma riesce almeno a portarci lontano. Chi ci porta lontano assolutamente va premiato. Quindi, eccola, quanti ci rimangono? 52.000 euro. Buona. Adesso, come stavo dicendo, ci sembra una missioncina che ci faccia fare tanto danaro. La troverà il nostro eroe in questa stazioncina? Dovrà cambiare stazioncina per trovarla? Dove troveremo ovviamente la potenza? Questa è una domanda che ci poniamo di continuamente. 18.000, ma perché mai pre 50? Oh, attenzione, alcol, 51.000 dollari. Se lo portiamo in tempo, Harbor and Town. Tanto ormai abbiamo imparato che è lì che si va. Cioè, io, tutte le strade portano a Harbor and Town. Questo è un shunter del Katzen. Però 51.000, se riusciamo a farlo bene, diventano magari anche più del doppio. Anzi, diventano tipo 70.000. Ma dobbiamo consegnare alcol. Alcol è una roba pericolosa. E sappiamo che Mike con le robe pericolose non è molto amico. Però, che strada dobbiamo fare da qua per andare a Harbor and Town? Beh, dovremmo passare Sud, City Southwest, Oil Well Central. Quel posto lì è meglio evitarlo, vi posso assicurare. Farm e poi tutta la strada fino giù a Harbor and Town. Mi sembra una cosa civile per toglierci debiti e mettere alla prova la nostra motrice virile, che tra l'altro si trova là dentro adesso. Dobbiamo capire da che parte è il davanti. La cabina ci piace da questa parte, è perfetto, almeno finalmente andiamo in avanti. E quindi per saper leggere e scrivere, accendiamo il motors, togliamo il frens, diamo il reverse in avanti, accendiamo ovviamente la potenza qua in su, così molto ben. E ovviamente, tac, andiamo a agganciarci lì di prepotenza. Molto bene, una porta in faccia per Mike. Ed eccolo là, tac. Perfectus, avanti allora. Quindi se c'è una cosa che ho imparato ovviamente con gli oggetti infiammabili e esplosivi è il fatto che bisogna andarci piano, molto piano, estremamente piano. Quindi fare questa consegna sarà una sfida, ma ovviamente vi aspetto nel prossimo episodio di questo trasporto dove speriamo che le cose non vadano male per il nostro eroe, altrimenti la rovina è dietro l'angolo. E quindi state potenti, buon proseguimento, ciao!